parecchio fare, vai! Per lungo tempo la prima notizia documentata che si ebbe di Leonardo è una dichiarazione scritta dal nonno Antonio da Vinci, notaio, al catasto di Firenze. Leonardo vi figura in età di 5 anni, fra le bocche da mantenere, come si diceva allora. Ma nel 1936 uno studioso tedesco, il Müller, scoprì un appunto scritto dalla mano stessa del nonno Antonio, che riguarda addirittura la nascita e il battesimo di Leonardo avvenuto in Vinci, una cittadina della Toscana, a circa 20 chilometri da Firenze. Scrisse Antonio da Vinci nell'ultima pagina di un libro di atti notarili, 1452. Nacque un mio nipote, figliolo di Ser Piero, mio figliolo, addì 15 aprile in sabato, a ore 3 di notte. Ebbe nome Leonardo. Ebbe nome Leonardo. Battezzollo prese Piero di Bartolommeo da Vinci, in presenza di Papino di Nanni, Meo di Tonino, Pier di Malvolto, Monna Lisa di Domenico di Brettone, Monna Antonia di Giuliano. A questo battesimo assistono numerose persone, ognuna specificatamente indicata, ma non la madre. Di lei sappiamo solo che era una donna di Vinci e che si chiamava Caterina, null'altro. Chi era questa Caterina? E perché il giovane Ser Piero, padre di Leonardo, non l'ha sposata pur riconoscendo, anzi accogliendo in casa sua, il figlio che lei gli ha dato? A quei tempi il principale impedimento a un matrimonio era di ordine sociale, per cui alcuni hanno arguito che Caterina fosse solo un'umile contadina di Vinci, di troppo umili condizioni per Ser Piero. Comunque, questa Caterina così misteriosa è la prima zona d'ombra, e forse la più grave, nell'esistenza di Leonardo. Cos'è fatto, sì. Pochi mesi dopo, Ser Piero sposa Albiera degli Amadori, una ragazza non ancora sedicenne. Come abbiamo detto, la famiglia da Vinci, il cui casato prende nome addirittura dal luogo di origine, è una delle principali del paese. È una famiglia ricca. Il piccolo Leonardo quasi sicuramente venne allevato in famiglia. Pillino, lui è sempre buono, non piange mai. Tanto più che il matrimonio di Albiera e di Ser Piero fu sterile. Albiera non ebbe figli. Taluni hanno arguito che la giovane matrigna non fosse aspra nei riguardi del piccolo Leonardo. Ma come può una ragazza tanto giovane, 16 anni, e che non riesce ad avere un figlio proprio, voler bene al figlio illegittimo del marito? In quanto a Ser Piero è un uomo carnoso e carnale che si sposerà ben 4 volte. Un uomo a modo suo vivo e persino simpatico, ma dagli interessi essenzialmente materiali. Toscanaccio furbo, notaio come il padre Antonio, Ser Piero è avido di denaro. Il Vasari nella sua vita racconta questo episodio, molto significativo. Sono trascorsi alcuni anni. Leonardo è ormai un giovane alle prime armi nella pittura, ma già pieno di talento. Un giorno, un contadino di Vinci scrive nella sua vita il Vasari. Buongiorno, Ser Piero. Buongiorno. Essendo Ser Piero alla villa, fu ricercato da un suo contadino, che da un fico tagliato nel suo podere aveva fatto una rotella di legno perché Leonardo vi dipingesse su uso qualche cosa. Che mi ci fate dipingere sopra qualcosa? Quello che farà voi con vostro comodo. Vuoi che glielo dica io a Leonardo? Eh? Sarebbe meglio. Me ne occupo io, vai, vai. Bene, la lascio, poi tu. Leonardo. Vieni qua, senti. Che tu vorresti dipingere una cosa a idea tua? Portò dunque Leonardo alla sua stanza lucertole, grilli, serpi, farfalle, nottole e altre strane spezie di simili animali, dalla moltitudine dei quali ricavò un animalaccio molto orribile e spaventoso.
che dipinse su quella rotella di legno con amore infinito. Questo primo dipinto di Leonardo è andato perduto e per questo non possiamo farvelo vedere, ma doveva essere così bello che Ser Piero, scrive il Vasari, comperata tacitamente da un merciaio un'altra rotella dipinta con un cuore trapassato da uno strale, la donò al villano che gliene restò obbligato sempre che i visse. In seguito Ser Piero, naturalmente senza dire nulla al figliolo, vendé segretamente a certi mercanti di Fiorenza quella che Leonardo aveva dipinto per 100 ducati. Da questo e da altri episodi possiamo così immaginarci il carattere di Ser Piero, che di origine paesana ha le sane virtù ma anche i difetti dei contadini. Avido di danaro, sornione, goloso e sensuale. Di questo padre, così sensuale e invadente, si può dire che Leonardo rappresentò, punto per punto, l'opposto. Fino al 1456, cioè fino a quando Leonardo ha quasi 5 anni, Ser Piero seguita ad abitare in Vinci, ma i suoi affari... Via quelli della cancelleria, di rimandare le carte una buona volta, capito? E gli affari del padre, che lo chiamano a Firenze... E non ti scordare i bolli! E te, non ti strusciare per terra, e te l'ho detto 1000 volte, i pantaloni si consumano, non ricresca mica quelli, non sono mica di pelle, non sono. I suoi affari non gli lasciano tempo per dedicarsi al bambino. Aiuto! Il solo ad occuparsene fu lo zio Francesco, fratello di Piero. Lo zio Francesco non è molto ben visto in casa. È un giovanottone spensierato sui 18-20 anni. Non ha ambizioni, non sarà notaio, non vuole studiare sui libri. Nonno Antonio scrive di lui con evidente disprezzo in una dichiarazione delle tasse: sta in villa e non fa nulla. Ma a Leonardo gli fu sempre legato d'affetto ed ebbe per lui da grande l'indulgenza che si ha per un fratello maggiore. È un poco inetto. Ma forse è proprio questo Francesco che sta in villa e non fa nulla che insegna al piccolo Leonardo l'utilità del non far nulla. Oh, Mira, guarda, ora ti insegno, così tu impari. Quest'erba qui è buona. E questa è cattiva. Questa qui e fa bene all'occhi. E questa fa parecchio bene per il mal di pancia. Questa è malva e ti fa far pipì. L'occhi servono per guardare. E guardare serve per vedere. E vedere serve per capire. E capire è utile per sapere. E sapere e serve a se stessi. È morta. Eh sì, poverina, l'è bella e stecchita. Tu guarda quanto è bello. Sai che si fa? Oh, sta a vedere. L'apriamo, così si vede come è fatta dentro. Forse così nasce l'ansia che è stata sempre in Leonardo di conoscere, di vedere come le cose sono fatte dentro, portata a volte fino alla crudeltà. Caterina, la madre, abitava anche lei in Vinci e vedeva crescere quel bambino che le avevano portato via.
sei tu? Chi sei? Me lo dici chi sei? Allora, non me lo vuoi dire? Leonardo! Oh, Leonardo! Ma tu vai sempre in giro come un vagabondo, eh? Ecco che la gara! Addio, hai visto come cresce, eh? Zio, ma chi è quella donna? È una donna, sciocchino, non l'hai visto? Ma chi è quella donna? È una donna! Io! Che questi libri li portiamo a Firenze? Oh, che tu li vuoi lasciare qui, Grullo? Verso il 1456, Ser Piero decide di trasferirsi con tutta la famiglia, lui e la sua seconda moglie, a Firenze, lasciando Leonardo a Vinci. Poiché nel frattempo è morta Albiera, la prima moglie, e Ser Piero si è sposato di nuovo con un'altra donna. Oh, fie, che fate, Ser Piero? Francesca di Ser Lanfredini. È questa la seconda matrigna che tocca in sorte al piccolo Leonardo. Leonardo rimarrà solo con lo zio Francesco, quello che sta in villa e non fa nulla. Tieni, figliolo. Il vino della staffa, eh? Arriveremo a Firenze prima di sera o non arriveremo? Salute! Sì, un bel bicchierotto, eh? Tieni. Oh, spicciatevi con quelle casse, eh? Leonardo, Leonardo, t'ho detto di non ti strusciare. Oh, mamma, datemi Leonardo. Strusciare! Leonardo, te ne vuoi, eh? Ah, ah. Dammi! O ci vogliamo muovere, Francesco? Oh, legatele bene. Sbrigatevi con la roba. Oh, Leonardo, ora che va a Firenze, sta buono, eh? È un combinaguai. Tieni, porta la figlia. E te, Leonardo, un ti strusciare, un ti strusciare, che i pantoli non sono di pelle come il sedere. E si consumano, non ricrescono quelli, capito? Andiamo e si fa tardi, eh? Via, andiamo, vai, vai. Vai, Francesca! Come Albiera... Nemmeno Francesca darà dei figli a Ser Piero, ma entrambi sono giovani. Il loro matrimonio è ancora recente e più che la speranza, ne hanno la certezza. Firenze, una grande città. Ser Piero, che è stato nominato, o sta per essere nominato, notaio della signoria. Vinci, l'angusta cittadina di provincia, abbandonata per sempre. È una partenza gioiosa. Cerca di metterti comoda perché la strada è lunga. E vedrete come le diverse Firenze. Arrivederci, per padrone! Buon viaggio! I pantaloni non sono di pelle come il sedere e si consumano quelli. Quegli anni, trascorsi in assoluta libertà, Leonardo dovrà lo straordinario vigore del suo corpo e l'appassionato amore per la natura. La natura, grande rifugio di chi si sente o vuole sentirsi solo.
Siccome la pietra gettata nell'acqua si fa centro e causa di vari circoli, così il suono fatto nell'aria circolarmente si spande. Leonardo! Leonardo, o che fai lì? È tutta la mattina che ti cerco! Leonardo! Che c'è, zio? O che volete? Torna a casa! Il tuo babbo è venuto a pigliarti! Ti porta a Firenze a stare con lui! Buono, buono! Ehi, tu! Oh, Caterina! La porta a Firenze! Possa studiare un poco, che non cresca più come una bestiola selvatica. Vieni a stare con noi a Firenze. E tu, Leonardo, saluta la Caterina. Dille addio. Addio. Adesso andiamo, la strada è tanta. Nel frattempo Caterina ha sposato un certo Accattabriga del Bacchio. E che tu fai sempre così sull'uscio? Entra dentro. La cui esistenza rimane per noi altrettanto misteriosa quanto quella di lei. Padre, ma chi è quella donna? Ma è la Caterina, la moglie del Vacca. Sì, lo so, ma intendevo dire, chi l'è? Chi troppo chiede nulla riceve, chi troppo domanda lo si spedisce in Olanda. Non te l'ha detto mai? Ecco, laggiù è Firenze. Com'è grande. Firenze, a quei tempi, era una piccola città governata da una famiglia di banchieri saggi e intelligenti, i Medici. Firenze è allegra, faziosa, pettegola. È una piccola città con appena 60.000 abitanti, ma il suo fremito e la sua forza economica sono tali da additarla maestra del mondo. I Medici prestano oro a tutti i re d'Europa. Gli artisti fiorentini portano il soffio di un'arte nuova in tutte le regioni d'Italia. Quest'arte nuova è l'arte del Rinascimento. A Firenze, l'anno che vi giunge Leonardo, vivono e operano i più grandi talenti che resero celebre quel secolo d'oro. Subito Leonardo fu mandato a scuola di lettere e di musica e in poco tempo, scrive il Vasari, fece tanto acquisto che muovendo ben spesso dubbi e difficoltà al maestro che gli insegnava, ben spesso lo confondeva. E io ti dico che lei è una bischierata e che è un inconveniente. E ciò che è un inconveniente sa da fare. A scuola sarà bravo finché tu vuoi, anche più dei maestri. Mettiamo pure che lo fai studiare. E che credi che diventi? Un notaio come te o come me? Lo sai che non può esserlo. Gli è un bastardo. E chi è bastardo, notaio della Repubblica, non ci diventa. Ma ci sono delle volte... Sì, tu mi dirai che ci sono figlioli bastardi di re che governano città, province e castelli. Ma questo non vuol dire nulla. Oh, che tu sei un re. Chiunque si farebbe vanto tanto per dire d'essere figliolo bastardo del re di Francia. Sta tranquillo che il primo a gloriarsene sarebbe il marito. La mia moglie l'è stata onorata dai re. Ma per chi un re si dice la mia moglie l'ha fatto becco. Metto un tavola. Sì. Dove sera rimasti con questa dichiarazione per le tasse, ah? Francesco che sta in villa e un fannulla e va a caccia di grilli lui. Leonardo, figlio di Caterina, oggi sposa di Accattabriga del Vacca di anni 9. Illegittimo. L'ho da porre che l'è illegittimo nella pratica. E se non mi domanda, nella madre, in dove l'è? Tutta la discussione è nata qui. Illegittimo. Ecco, fatta la dichiarazione ai catasto, sei bocche a carico, ne tenessero conto. Oggi le tasse ci mangiano vivi. Dare a me, tenere il ragazzo a studiare su libri in latino non serve a nulla. Ora che finisce l'anno, levalo e mettilo a bottega a imparare un'arte. E ce n'è tante. Tasse. Vieni, aiutami a riparare i letti.
Eccomi, donna Francesca. C'è da sbrigare nelle faccende, te. Ubaldo. Lo sai che la mano sinistra è la mano del diavolo? Il sole si leva da sinistra e anche l'orologio. E che dici? Dico, il sole si leva da sinistra e l'orologio muove le sfere da sinistra. E anche nelle conchiglie, vedete, la spirale che le forma parte da sinistra. Tu la sa troppo lunga. Vieni un po' con me. O che volete fare? È son disegno, non ho fatto nulla di male. E voi sta chiedo, mai sentito un ragazzo parla tanto. Ho deciso. Se ti vuole, ti metto a bottega da Mastro Verrocchio. Se ti vuole. Andrea Verrocchio. Salve, Mastro Verrocchio. Sono venuto da voi perché ci avrei da parlarvi. Buongiorno, Notar Piero. Venite, venite. Ho qui questi disegni, sti scarabocchi. E vorrei che gli deste un po' un'occhiata. Volentieri, date qua. La bottega di un maestro del 400 non ha nulla a che vedere con lo studio di un pittore moderno. È, prima di tutto, un'officina. L'artista del Rinascimento è pittore, orefice, fabbro, artigiano. Il suo prodotto è vivo. Sì, è un prodotto vivo perché corrisponde sempre ad una necessità quotidiana. Come questa grande palla rivestita di rame che dovrà essere collocata sulla cupola di Santa Maria del Fiore. Leonardo se ne ricorderà molti anni dopo scrivendo... Ricordati delle saldature con cui si saldò la palla di Santa Maria del Fiore, di rame improntato in sasso, come i triangoli d'essa palla. E qui si fanno poi quadri e statue di santi, perché il popolo vi prega inginocchiato. Attenta qui, attento. E ancora ritratti per ricordare il volto di una persona cara, vasellami per le mense dei ricchi e dei meno ricchi. Arredi sacri per le chiese. Pietro Perugino. Quasi sicuramente il Botticelli. E Lorenzo Di Credi, allora giovanissimo. Lavorano già nella bottega del Verrocchio. Niente male, sono del vostro figliolo? Lo prendo sì, non togli sto giovanotto. È qui fuori che aspetta. Leonardo! Tu sei mancino, eh? Sì. O come l'avete capita? Dal tratteggio del disegno. Tu mi darete 3 lire al mese. Vitto e alloggio ci penso io. Quando cominciamo? Subito. Subito? Sì. Lorenzo! Lorenzo! Sì, maestro. Porta un grembiale a sto giovanotto. Subito, maestro. D'ora in avanti vivrai qui. E a casa? Questa sarà la tua casa. E ricordate, sono 3 lire al mese. Non dubitate. Tu fatti onore, eh? Addio, figliolo. Senti, tieni. Come ti chiami? Leonardo, e tu? Io mi chiamo Lorenzo. Vieni. Guarda, questa è la palla che andrà in cupola a Santa Maria del Fiore. Tieni, Lorenzo. Grazie. Che ci sarà stasera? La solita frittata. Tagliata, ma è... Leonardo iniziò il suo apprendistato vivendo sotto il tetto del Verrocchio. Poiché gli allievi a quei tempi vivevano, facevano vita comune con il maestro, non disdegnando a volte i lavori più umili. Trascorsero così alcuni anni, 4 o 5 anni. Passo passo, sono arrivato giù da... Ma che dite? Oh, via la svelta. Anche stasera la solita frittata.
La tradizione vuole che il Verrocchio, in quel tempo, abbia preso Leonardo a modello per il suo David. Certo, quel volto affilato e intelligente ricorda da vicino un altro volto che si trova spesso nei disegni di Leonardo e anche in una delle sue prime pitture, dove si dice che egli abbia ritratto se stesso. Presto, Leonardo si rivelò come il più dotato fra tutti gli allievi della bottega. A Leonardo, solo fra tutti, il Verrocchio ha permesso di mettere mano ad uno degli angeli sulla pala d'altare che gli è stata commissionata, il battesimo di Gesù. Voi, figliole, dico a voi! Il Perugino attaccato con le lavandaie. Diamoci la pacchiasso. Buono che c'è il Verrocchio. Ma che state a lavare? E la Isabella, dov'è? Non è venuta oggi, eh? Ah, bella, bella, quanto sei bella. Sei chi bella e grassa. Ma chi è? Oddio! Sei bella e grassa come una papera. Dai, vieni qua, non andar via, su. Oh, c'è la camicia da darti a lavare, sai. Dai. Ti pago, sai, dai. La Lisetta è la più bella. È fastosa quella. Guarda, guarda, guarda quello. Scostati, scostati. Senti, oh, che me la fai attenta a me. Attenta alla gonna, bella, che se ne vedono delle belle. E lei, ma ti passa in fretta che mi nascondi il paesaggio. Leonardo, lavori sempre. Senti, non mangi. Bella, oh, dico a te. Ci vediamo stasera in Via delle Vergini, eh? Vieni, mi raccomando, eh. Che fai, mi butti il sapone, oh? Dai, vieni a prenderlo, dai. Ma no, no, te, sei vecchia. Mandami quella giovane. Oh! Quella è in fondo la città. E te la voglio la vecchia, ah, imbecillo. Ma lo sai che è bello? Molto più bello. Ma lo sai che il tuo angelo è 100 volte più bello dell'angelo di quell'altro angelo dipinto da Maestro Verrocchio, 100 volte di più. Forza, figliole! Dai, dai. Su, venite, no? Vi aspettiamo! Su, figliole, venite! Figliole, vi perdete una grossa... Ma che fate lì, mascalzoni fannulloni! Perugino, te sarai sempre un becero! E anche te, Botticelli, vai a lavorare! Sei sempre a fare il chiasso! Basta che io manchi un minuto! Via! Via! Aspetta. Così è meglio, eh? Molto meglio. Meglio dell'angelo che ho dipinto io. 100.000 volte meglio. Vai, vai. Pischero, c'ha ragione. Vai su, lavora, lavora! Avanti con quella forgia! Basta che manchi un minuto! E questa fu cagione che Andrea Verrocchio mai più volle toccare colori, sdegnando che un fanciullo ne sapesse più di lui. Non solo quadri o statue di santi si fanno nella bottega del Verrocchio. I medici, come tutti i signori intelligenti, distraggono il popolo con feste, con giostre, con tornei e la bottega del Verrocchio lavora per loro. Forza, forza con questi stendardi, avanti! Là in fondo a destra, eh? A destra. Oh, Botticelli, dove tu sei? Eccomi! Va a portare lì anche questi, dai! Subito, Giovanni, vieni, presto, anche questi, siamo agli altri! Quell'anno 1471, Galeazzo Maria Sforza, signore di Milano, viene a rendere visita a Giuliano e Lorenzo dei Medici, signori di Firenze. Il corteo, c'è il corteo, venite presto, venite! Venite, passa il corteo, venite! È un atto di alleanza politica fra due grandi famiglie governanti, poiché in quasi ogni città d'Italia, finita l'epoca dei comuni, regna adesso un signore come un piccolo sovrano. Leonardo, Leonardo, il duca Sforza, il duca di Milano, va dal magnifico Lorenzo, guarda! Dietro c'è 90 carri di stoffe preziose. E è quello il Duca Sforza? No, il Duca Sforza è di già passato. Ma che Duca Sforza? Quello non è nessuno, è un fratello del Duca. È così nero di pelle che lo chiamano Ludovico il Moro.
Ludovico il Moro. Questo fastoso corteo marcia verso la propria morte. Nel giro di 2 anni due attentati, uno a Milano e l'altro a Firenze, scoppiano contro gli Sforza e contro i medici. A Milano Galeazzo Maria Sforza viene ucciso e quel nessuno che lo seguiva, Ludovico il Moro, assumerà il potere. A Firenze Giuliano dei Medici muore pugnalato. Suo fratello Lorenzo, Lorenzo il Magnifico, riesce a sfuggire. La sua vendetta sarà pronta e spietata. È il 28 dicembre 1479. Bernardo de Baroncelli, che ha preso parte alla congiura dei pazzi e che anzi è stato proprio uno degli uccisori di Giuliano dei Medici, è stato rintracciato dalla polizia di Lorenzo in Turchia, dove si era rifugiato, ed è stato trascinato a Firenze per essere impiccato pubblicamente. Disegni quell'impiccato. Scrivi. Berrettino di Tanè, farsetto di raso nero, giubba turchina foderata di coda di volpe, è ancora vestito da turco, che strano vestito. È proprio vero che la mano sinistra è la mano di diavolo. Sconcertato, perplesso, il suo amico Lorenzo se n'è andato, lo ha lasciato solo. Se tu sarai solo, sarai tutto tuo. Se tu sarai accompagnato da un compagno, sarai solo mezzo tuo. Scriverà un giorno con amaro orgoglio Leonardo. Certo non è facile mettere insieme il delicato pittore dell'angelo con questo gelido annotatore. Molto più facile se pensiamo che a spingere Leonardo è solo un'insaziabile sete di sapere, di conoscere, di vedere. Come quella del ragazzo che taglia la pancia alla lucertola, qualche volta la curiosità è crudele. Ed è per questo che Leonardo ci si mostra spesso come un personaggio sconcertante. Valga per tutte un esempio, un episodio che lo stesso Leonardo ci ha tramandato e che si legge in uno dei codici di anatomia. È un episodio accaduto molti anni dopo, più di 20 anni dopo. Il mistero della macchina umana, complessa macchina composta di muscoli, di ossa, di sangue, ha sempre appassionato Leonardo. Così, per studiare dal vero i cadaveri, egli frequenta assiduo l'ospedale di Santa Maria Nuova in Firenze. Quanti anni avete? Tanti. Ma quanti? 100, più di 100. E di che siete ammalato?
Di vecchiaia, signore, di vecchiaia. E questo vecchio, scrive Leonardo, di poche ore dinanzi la sua morte, mi disse che lui passava i 100 anni e che non si sentiva alcun mancamento nella persona, altro che debolezza. E così, standosi a sedere sopra il letto, senza altro movimento o alcun accidente, dolcemente passò di questa vita. Così scrive con blanda malinconia Leonardo. Poi con lo stesso tono e senza transizione continua: ed io ne feci subito notomia, cioè ne tagliai subito il cadavere, per vedere la causa di sì dolce morire. Un senso di raccapriccio ci invada l'idea di Leonardo che notomizza, cioè fa a pezzi, taglia con il coltello per vedere di che cosa è morto questo vecchio con il quale nemmeno un'ora fa ha così affabilmente parlato. L'altra notomia che feci, scrive Leonardo, fu quella di un putto di 2 anni. Il putto che Leonardo osserva e disegna è suo fratello Antonio. Finalmente Ser Piero ha avuto un figlio dalla sua terza terribile moglie, Margherita di Francesco, poiché Ser Piero, ormai avanti negli anni, si è risposato per la terza volta. Oh, via! Ser Piero! Questa Eva! Va a finire che lo dica a vostra moglie. Oh, Leonardo, te le immaginavi che alla metà riuscissi a fare un figliolo così bello, eh? Leonardo, dammi un po' il vino. Che sta disegnando? Guarda. No, versa, versa. La Madonna, il bambino e il gatto. Mettici anche me che fosse a Giuseppe, no? Oh, guardali un po'. Per divertirsi li fa un piglia freddo. Sta accanto al focolare, la stanza è calda. Forse ci aveva ragione. Ser Piero? Sai, le donne. Ser Piero, dico a voi. Eh? Anche con gli anni è diventato anche sordo? Non avete sentito? No, ho sentito. Vengo, vengo. Oh. Ah, diavolo, anche il gatto. E che volete? Ma insomma, si può sapere che ci fa sempre per casa con questo bastardo? Prima, quando c'erano le vostre mogli che non erano capaci di darvi un figliolo vero, e si poteva anche capire. Ma via, ma via. Ora fate torto al figliolo vostro. Oh, non lo capite voi che siete tanto letterato. Oh, via, cos'altro ora? Ah, voi lo chiamate esagerare? Della Madonna del Gatto, tanto vagheggiata, forse mai realizzata, rimangono oggi solo pochi schizzi. Thank you.
E in Leonardo rimane un amaro e insanabile disprezzo per la ciarliera grettezza della matrigna. Ser Piero continuerà ad essere schiavo della sua gola e della sua lussuria. Dopo Margherita avrà una quarta moglie, Lucrezia Cortegiani, che gli darà altri figlioli. Alla morte di Ser Piero, il bambino del gatto e tutti gli altri fratellastri che nasceranno in seguito, coalizzati, si muoveranno per contendere a Leonardo l'eredità che gli sarebbe toccata, asserendo che egli è illegittimo. In uno dei suoi quaderni, molti anni dopo, Leonardo scrive seccamente: Addì 9 luglio 1504. In mercoledì a ore 7 morì Piero da Vinci, notaio, mio padre. A ore 7. Era d'età d'anni 80. Lasciò 10 figlioli maschi e 2 femmine. Nessun commento. Nient'altro. Gli ultimi legami con la famiglia si sono così spezzati. Salvatico è colui che si salva, scriverà in una delle sue pagine. Questo disegno è datato di Santa Maria della Neve a D 2 agosto 1473. Leonardo è solo. Non è solo. La natura è il suo grande rifugio. La natura, le cose che lo circondano, si offrono alla sua indagine con il loro volto misterioso. Le foglie si alternano nei rami secondo leggi simmetriche e precise. Perché? Nei frutti, nei semi, è il germe della nuova pianta, proprio di quella, non di un'altra. Perché? Perché? E perché? Perché? Ma, benché solo, non rifugge la compagnia degli uomini. Nella villa di Careggi, Lorenzo il Magnifico riunisce i filosofi, i letterati, gli artisti di Firenze. Marsilio Ficino, Angelo Poliziano, è tutto un fervore di studi, di discussioni. Si scavano le statue antiche, si ricercano gli scritti degli autori greci e latini che per tutto il lungo Medioevo sono rimasti sepolti nelle biblioteche dei monasteri. Leonardo, come sappiamo, non ha avuto modo di compiere i suoi studi. Egli cerca, come può, di riguadagnare il tempo perduto, di imparare da solo e faticosamente il latino. Ma in queste riunioni, come in tutte le radunanze di filosofi e letterati, si discute. La mente pratica e positiva di Leonardo reagisce con malcelata insofferenza alle troppo sottili e sterili discussioni sulla natura e sull'essenza dell'anima. Ma io credo che invece di definire che cosa sia l'anima, che è una cosa che non si può vedere, molto meglio è studiare quelle cose che si possono conoscere con l'esperienza, poiché solo l'esperienza non falla. E laddove non si può applicare una delle scienze matematiche, non si può avere vera certezza. Sono per Leonardo anni di intensissimo lavoro e di studi a non finire. Ogni cosa lo attrae, su ogni cosa ferma il pensiero. Eppure, malgrado tanti studi, sono questi gli anni più fecondi di Leonardo Pittore. La Madonna del Garofano, la Madonna Benoit, la Madonna Litta, entrambe a Leningrado, il ritratto detto di Ginevra Benci, e le due annunciazioni, quella del Louvre e quella degli Uffizi. Anche nei fiamminghi si trova spesso un simile studio minuzioso della natura. Leonardo ha certamente visto il trittico portinare di Van der Goes, portato proprio in quegli anni in Firenze. Ma Leonardo ha molto poco in comune con loro. Egli è sempre uno scienziato che analizza ogni dettaglio per poter meglio capire l'insieme. Non è mai un minuzioso che ricopia.
I fiori del Polittico di Van der Goes, pur bellissimi, rimangono, come dire, un elemento decorativo. Il giglio dell'angelo di Leonardo fa parte della narrazione, è immerso nell'atmosfera del quadro. Questi sono i paesaggi di Leonardo. E questo è il paesaggio di Van der Goes. C'è riuscito! Come ha fatto? Oh, con le mani! L'ha piegato! Oh, ragazzi, venite qua, venite a vedere! Oh, l'ha piegato! Scrive il Vasari. Era in quell'ingegno infusa tanta grazia di Dio che ogni giorno faceva modelli e disegni che il suo cervello mai restava di ghiribizzare. E fra questi modelli ve n'era uno col quale egli diceva e dimostrava di alzare il Tempio di San Giovanni per mettervi sotto delle scale. E i suoi ragionamenti erano così convincenti che tutti ne rimanevano convinti. Oh, sentite, sentite, sapete, ha detto Leonardo, che vuole sollevare San Giovanni. Ma te lo figuri, non vuole tirar su, così com'è. E metterci le scale sotto. Per me gli ha dato di malta il cervello. Come sempre l'ammirazione tiene dietro l'invidia, la maldicenza. Una lettera anonima, l'8 aprile 1476, sporge gravissima denuncia contro un gruppo di giovani fiorentini, fra cui Leonardo, al magistrato degli ufficiali di notte che vigilano sopra i buoni costumi. La denuncia in questione implica Bartolomeo di Pasquino, orafo in Vacchereccia, Leonardo di Ser Piero da Vinci, sta con Andrea del Verrocchio. Scusate, un momento, scusate. L'accusa è anonima e come tutte le accuse anonime è vile. Molto probabilmente è falsa, ma è grave, gravissima. Se confermata, prevede addirittura, a quell'epoca, una morte infamante sul rogo. Prego, se vi degnate. Prego, sedete. Ecco, io vorrei dirvi due parole a proposito del... Certo. L'alta considerazione che abbiamo tutti per Ser Piero ci consiglierebbe perlomeno di soprassedere. Certo, capisco, ma bisognerebbe almeno... Procediamo. Procedete. Baccino Farsettaio, sta in Orto San Michele. Leonardo Tornabuoni. Gli è un Tornabuoni? Voi avete sentito, vero? Tornabuoni. Non penso che la cosa farebbe piacere al Magnifico. Questo Tornabuoni gli è cugino per via di donne al Magnifico Lorenzo. Io penso sia meglio mettere tutto a tacere, almeno per ora. Poi in seguito, privatamente, segretamente, in seguito, casomai. È meglio sospendere? Sì, sì. Mi pare. È meglio. È meglio. Si sospende in attesa di accertamenti. Grazie. Grazie. Si sospende in attesa d'accertamenti. E intanto si stendano delle relazioni. Accertamenti, relazioni, incartamenti. Tutto viene seppellito così negli archivi. E questa accusa, su cui non si indaga per non dispiacere a Lorenzo il Magnifico con una pubblicità scandalistica, questa accusa che rimane così a metà, mormorata da una voce anonima, sepolta dalla ipocrisia di tremebondi archivisti, brucia ancora di più in Leonardo.
Potere come gli uccelli, volare via, fuggire, libero, lontano. L'uccello si leva in alto, per forza dell'aria che lo sostiene. Forse da questo stato d'animo nascono in Leonardo le prime intuizioni del volo. L'uccello è uno strumento che agisce per forza matematica. Perché tanta forza fa l'ala contro l'aria, quanto l'aria contro l'ala. Deve essere quindi in potere dell'uomo il riprodurre quelle condizioni che permettono il volo degli uccelli. Ma c'è anche un altro modo per sottrarsi alla volgare curiosità degli uomini. Mostra loro solo ciò che vogliamo, e soltanto quando abbia raggiunto una perfezione tale che l'ammirazione faccia tacere persino l'invidia. Nascondere quindi tutte le infinite tappe preparatorie attraverso le quali l'opera si va raffigurando. Nasconderle nel segreto degli appunti, scritti con una indecifrabile scrittura rovescia che solo gli iniziati possono leggere in uno specchio. E studiare, studiare, studiare. Studiare ogni dettaglio, poiché ogni cosa è composta da tante piccole parti che bisogna conoscere una ad una. Questo studio minuzioso e accanito spesso finisce per disperdere la forza creativa di Leonardo. Infatti, a partire da questi anni, le opere di Leonardo si fanno sempre più rare e i libri dove sono appuntati gli studi per i suoi quadri crescono. Intanto l'opera attende. Attende a volte per anni e anni, incompiuta. E spesso incompiuta rimane. In questo non finire, in questo continuo porsi nuovi traguardi di conoscenza, c'è, si direbbe, un'oscura volontà di rimandare il momento in cui l'opera perfetta potrà essere mostrata. Poiché questo è indubbiamente nell'inconscio di Leonardo, mostrare poco, pochissimo di sé, e solo ciò che è perfetto. Il resto, come le sue figure, dissimularlo in un'ombra calda, complice, protettiva. Per i frati di San Donato a Scopeto, Leonardo dipinge una Adorazione dei Magi, che ormai fra studi e ripensamenti porta avanti da più di un anno. Il contratto, di cui ancora esiste copia, è stato steso con minuziosa cavillosità dallo stesso Ser Piero e prevede condizioni vantaggiose per il pittore. Per questo l'impazienza dei frati e del priore si fa ogni giorno più vivace. Leonardo mio, son mesi e mesi. Codesta Adorazione dei Magi non la finisci mai. Padre, la perfezione che io voglio... La perfezione non è di questa terra. Sii umile. Lo sono, poiché penso sempre di non aver mai studiato abbastanza. T'ha avuto 4 lire e 10 soldi in giugno, gli è vero? Sì. T'ha avuto 28 fiorini in luglio, gli è vero? Sì. Poi grano, vino, e ci costringe a chiamare un altro pittore, meno dotato di te, ma che ci metta il quadro sull'altare. A volte, nei giorni di maggiore scontentezza, tornava all'officina del Verrocchio per riascoltare la voce dura e sicura del maestro, per ritrovare il calore umano dei vecchi compagni di bottega. Ma il tempo passava, i compagni non erano più quelli. Al loro posto c'erano nuovi allievi che lo consideravano ormai un anziano. L'hanno già messo a lavorare la creta? Qui la bottega l'è sempre in movimento, eh? Eh sì, si lavora. Dov'è Mastro Verrocchio? Sono venuti dei clienti importanti. Da Venezia, sta parlando con loro. E chi sono? Vengono da Venezia. Leonardo! Gli era un pezzo che non ti facevi più vedere. Gli è un bel po'. E che tu c'hai? Nulla. Ben via, che ti conosca il volo. E che c'hai? Scontentezza. Di che? Di me. Chi sono? Inviati della Repubblica Venta. Sono venuti a ordinare una gran statua a cavallo. Un lavoro importante, un mucchio di quattrino. Gli è da stamane che sono qui. Qui gli allievi dipingono e modellano. 18 allievi. Si fermano 6 o 7 anni, secondo chi è più o meno bravo o più o meno affezionato. Come Lorenzo, che è ancora con me.
Leonardo ormai gli è troppo bravo per la mia bottega. Comunque, la mia bottega l'è tutta qua. Qui c'è spazio e comodità e qui faremo il modello in creta e poi in gesso. La fusione invece sa fare a Venezia. A Venezia se meglio. Lo spazio al me par pochetto, perché la statua... La statua che ha fatto Messier Donatello. In Padova. Quella per il Gattamelano. È alta più di 7 braccia. Mezzo. Fino al ciuffetto del cavallo. 9 braccia alla testa del dito Gattamelano. Comunque, il testamento di Messier Bartolomeo Colleoni. 100.000 ducati lasciati alla Repubblica di Venezia. Li condiziona una gran statua a cavallo. E quindi per il modello ci vuole spazio. Il modello... Sa fare qui. Dove, dove? Qui, nel cortile. Ah, sì, questo è giusto, nel cortile. Qui mi pare che spazio ce ne sia abbastanza anche per una statua alta 10 braccia. Ma così all'aperto. E se piove? Già, se piove. Ci si bagnerà. Prima faranno sul cortile una copertura di legni e di tela. Si è fatto sempre. Per lavorare al coperto, lavorare nel al caso coperto, che piove, nel caso capisco. Che piove, certo. Per quello che riguarda il contratto... Per le modalità del contratto e del pagamento. Per la stesura di una scritta regolare, noi ritorniamo domani. Comunque la signoria vuol fare un'opera grande. Sia regolata. Degna di Venezia e saprà generosamente ricompensarti. È per un monumento a cavallo, sarà un'opera grossa, più del Gattamelata di Donatello. Il lavoro di un anno per tutta la bottega, una statua a cavallo. Lorenzo. E poi i veneziani ci hanno parecchio quattrini. Lorenzo, chi erano quelli? Chi erano? Gente importante che porta di molto lavoro e di molti quattrini, di molti. E si torna al lavoro, vai. Oh, dove andate? Dove andate? Oggi è festa e non si lavora. Giovanni, vieni qua, va a comprare pane, salame, uova e una schiacciata. Subito, anche te, accidenti, vai. E vino, tanto vino. Le tavole mettetele qui. Lorenzo, porta via sto quadro. Sì, maestro. Avanti. Accogliete i colori, non rovesciate nulla, eh? Che si faccia festa non vuol dire si sciupi nulla. Mi metto tutti al lavoro. Forza, sbrigati, presto. Su. Avanti un po'. Adagio, adagio con quella carta. Oh, la costa quattrini. C'ho la fame uccidere, Lorenzo, va, vicino a me. Arriva il vino. E si beve. Oh, no. Dai, dai. Leonardo! Oh, Leonardo, dove tu sei? Oh, via, mettiti a sedere. Ma sì, siedi con noi. Anche te, tu sei della bottega. Sì, 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 sì. Vai. E si beve al Colleoni! E via i Colleoni! Certo che quei consigli erano di molto buffi. Ma sarà alto abbastanza. Una statua alta 10 braccia. Con la loro statua di Messier Donatello. Il cortile sarà spazioso. E se piove? E ci si bagnerà, l'importante è che paghino. Domani con il contratto li concio io. Pioverà, ma quattrini. Certo che gli è un grosso impiccio, eh. Oh, ma qui che si fa? Si beve? Dai, passami il vino, vai. A che vino? Oh, sta zitto. Lo vedi, sta disegnando. E lo butta giù subito, guarda. Certo, è il cavallo che fa. Bello. Vuoi vedere? Lo vedi? Lui sa di già come farlo. Guarda, guarda la criniera. È proprio una bella bella. Sì, vedo, tanto. Vieni. Tanto, non gli sta tanto addosso. Fammi vedere. Vieni, già capito. Carta. Via, maestro. Scusate, Leonardo. Dai. Ecco, maestro. Lasciate disegnare, maestro. Via. Levati te. Per me deve muovere il collo come se lo piegasse. Già quando si tira alle reni, il cavallo fa una mossa. E gli farà volgere un poco il capo così, ecco. Anche di Leonardo abbiamo numerosi studi di cavalli. Cavalli impennati, cavalli inferociti, musi, garretti, muscoli. Egli pensa di utilizzarli nella sua adorazione dei magi. Ma al solito non si accontenta di studiare la forma, di raccogliere con un tratto geniale il movimento. Egli vuole studiare il perché di quella forma, conoscere il perché di quel movimento. E inizia interminabili studi di anatomia. I suoi disegni potrebbero formare un trattato sull'anatomia del cavallo. E intanto, il quadro che sta dipingendo per i frati di San Donato rimane sempre allo stesso punto. Buongiorno, maestro. Buongiorno. Leonardo, o che te ne vai? Sì. Si può vedere? Prego.
adagio con quelle funi, ho detto adagio! E quella scala non appoggiatela in cavallo! Vieni giù! E voi un camminate sopra il modello e gli è digesso! Intanto il cavallo del monumento a Colleone, cui il Verrocchio ha certo dedicato meno studi preparatori e meno indagini anatomiche, è stato modellato. È finito, è splendido. È stato perfino formato in gesso e ora viene smontato per essere spedito insieme con le forme a Venezia. Lorenzo, porta l'elenco dei pezzi! Sono qui nello sgabuzzino a pigliarlo! Leonardo! Lorenzo! Hai visto? È finito, lo stiamo smontando. Giù! L'hai visto prima che mettessero le forme? Tutti insieme! Piano! Dai, cala! Piano! Bello, vero? Un lavoro grandioso. Pensa quando sarà in bronzo. Lo si spedisce subito, per terra, e sarà un bel viaggio fino a Piacenza. E poi con i barconi lungo il Po. Fino alla settimana scorsa è venuto un monte di gente su e giù in bottega per vederlo, prima che si coprisse con le forme. C'è passata mezza Firenze, c'è passata. Peccato che tu non l'abbia visto. Anch'io sono venuto a vederlo. Quando? La settimana scorsa. Era di sera e nel cortile non c'era nessuno. Ho sentito, ho visto. Tu stavi nello sgabuzzino a parlare del viaggio al maestro. Ti porta un sé? Sì, dovrò aiutarlo nella fusione che si farà a Venezia, che sarà un grande lavoro. A uno partite tutti. Tu, il Perugino... Perugino e Botticelli, quelli ormai sono a Roma. Lavorano nella Cappella Sistina. Oh, sì, ti può sbrigare con codeste casse? Subito! Calate piano. Piano, sta arrivando. Piano, piano. Ecco. Sì, bene così, bene così. Ecco. Dell'altra paglia, dai, subito! E ora togliete le funi! Oh, qui domani all'altro si parte! E si sbaracca tutto! Ma chi è che va a Venezia un maestro? Giovanni e Andrea! E anche l'altro Giovanni, quello di Empoli! Ma allora la bottega rimane chiusa! Eh già, qui c'è aria di partenza! Si va tutti via! L'acqua che tocchi dei fiumi è l'ultima di quella che andò e la prima di quella che viene. Così... il tempo presente. Così scriveva un giorno Leonardo nel codice Tribulzio. Il tempo fugge, l'attimo non si può fermare, minuto per minuto l'oggi diventa ieri. Leonardo ha ormai 30 anni e forse quegli ultimi anni in Firenze non sono stati felici. In questi anni, fra il 1478 e il 1481, che cosa è accaduto in realtà a Leonardo? Nel codice atlantico si leggono parole misteriose. Quando io feci domine Dio putto, voi mi metteste in prigione, ma se io lo fo grande, voi mi farete peggio. Leonardo è stato in prigione. Alcuni disegni di come vadere da una prigione ci potrebbero far credere questo. Ma perché? Nella prima edizione della Vita del Vasari si legge una frase che poi il Vasari tolse nelle seguenti edizioni. Faceva nell'animo suo un concetto sì eretico che non si accostava a qualsivoglia religione, stimando per avventura assai più l'essere filosofico che cristiano. Di quegli anni così poco si conosce che si è favoleggiato persino un suo viaggio in Oriente. Sono stati anni intensi di studio che hanno spinto la sua curiosità in ogni campo. Ma il bilancio di questi 10 anni che cos'è? Molti studi preparatori, molti disegni, l'annunciazione degli Uffizi, forse le due Madonne che si trovano all'Ermitage di Leningrado e qualche opera minore che poi è andata perduta. Questo è tutto. Altre due tavole egli ha per le mani e vi lavora da più di 2 anni. L'adorazione dei magi che abbiamo visto e questo San Gerolamo. Entrambe rimarranno incompiute. Perché? Questa non vuole essere storia e nemmeno leggenda. È pura congettura.
ma sono congetture intese a capire che cosa, di volta ha mosso Leonardo, a tentare di scoprire che cosa egli nasconde nell'animo. Leonardo non si manifesta mai, o quasi mai, apertamente. Fra noi e lui, fra lui e le sue stesse opere, avvertiamo quasi sempre qualcosa che in un primo momento ci impedisce di comprenderlo appieno. Leonardo vuole ogni volta essere conquistato, a volte con fatica, spesso con pazienza, sempre con amore. È un personaggio schivo, ritroso, difficile. Forse nella civilissima, ma in fondo angusta e provinciale Firenze, egli si sente soffocare. Questa perfetta, minuscola città dove tutti si conoscono, tutti sanno tutto di tutti, dove tutto è oggetto di discussioni, esami, disquisizioni, pettegolezzi, gli è divenuta insopportabile. Di quel processo che per non dispiacere a Lorenzo il Magnifico non ha avuto luogo, forse più nessuno parla. Ma molti, troppi, sorridono. Comunque un'altra aria, un'altra città, meno arida e intellettuale, gioveranno alla sua eterna scontentezza. Di proposito, egli sceglie Milano. Milano, dove una corte fastosa, forse rozza come un uovo ricco ma viva, domina una città meno raffinata di Firenze, ma più operosa. Ludovico il Moro cerca ovunque ingegni che diano lustro alla sua signoria. Improvvisamente Leonardo decide di partire. Molti fiori ritratti di naturale, una testa di faccia ricciuta, certi San Girolami, una testa di duca, molti disegni di gruppi, certi strumenti per navigli, certi strumenti d'acqua, una testa di putta con trezzi annodati. Così Leonardo si guarda bene dal dirci per quale ragione parta, ma ci lascia un dettagliato elenco del suo bagaglio. Il Vasari ci dà un'altra versione di questa partenza. Vera? Non vera? Nel medesimo anno, 1494, fu invitato a Milano perché suonasse davanti al duca, il quale molto si dilettava del suono della lira. Primo errore del Vasari. Leonardo lascia Firenze ben 12 anni prima, nel 1482. Continua il Vasari. Leonardo portò uno strumento che egli aveva fabbricato di sue mani, d'argento in forma di teschio di cavallo, cosa bizzarra e nuova, e a Milano superò tutti i musici che qui vi erano convenuti a suonare, perché egli era il migliore improvvisatore di rime del suo tempo. Che Leonardo fosse ottimo musicista ed ottimo cantore, non v'è dubbio, ma che egli si recasse a Milano per cantare ci lascia piuttosto perplessi. Infatti, prima della sua partenza per Milano, egli scrive una lunga lettera, che ancora oggi rimane, indirizzata a Ludovico il Moro, offrendogli i suoi servigi di architetto, scrittore, scultore, ma non certo di musicista. Comunque, vero oppure no questo episodio, Leonardo lascia Firenze insieme a due compagni. Uno di essi è Atalante Migliorotti, un musicista. E questo fatto di essere accompagnato da un musicista è l'unico argomento che potrebbe giustificare la tesi del Vasari. L'altro è Tommaso Masini da Peretola, detto Zoroastro, operaio abilissimo, di cui Leonardo si è molto servito e ancor di più in seguito si servirà per i suoi modelli e i suoi apparecchi di meccanica. Zoroastro avrà una parte importante nella costruzione delle macchine per volare. È un giorno di primavera dell'anno 1482. Leonardo volge le spalle a Firenze. Milano lo attende. Milano ricca, viva, operosa, posta all'incrocio delle grandi strade che uniscono l'Europa all'Italia, in una dolce e molle pianura, tutta solcata di canali e di acqua.
sera.